La nuova Suzuki V-Strom 1050 è l'esempio a due ruote di specie che, per sopravvivere, si adatta all'ambiente in cui si muove. Tradotto, oltre ad essere una buona moto come nella versione precedente, è diventata anche una bella motocicletta. Nell'evoluzione di questo nuovo modello è stato infatti dato grande importanza al design, design che da solo racconta le tre anime di questa V-Strom: l'anima sportiva, l'anima enduro e l'anima da turistica. Il DNA sportivo è evidente soprattutto nella ciclistica, quindi telaio e avantreno nello specifico, con la forcella con stele da 43 mm Kayaba, le pinze ad attacco radiale e il bellissimo doppio trave in alluminio. L'indole invece più enduristica si scopre guardandola nei particolari, ad esempio il rivestimento particolare della sella, che è lo stesso che si trova sulle moto da fuoristrada, i fianchi molto stretti che permettono, quando si guida in piedi, di stringerla bene fra le ginocchia, nelle pedane che hanno i gommini che possono essere staccati per permettere un maggiore grip e nel manubrio in alluminio a sezione variabile. L'aspetto turistico è invece evidenziato dalla presenza del plexiglass, che è regolabile manualmente di 50 mm, della sella con lo scalino, degli ampi maniglioni che permettono al passeggero un sicuro appoggio e gli attacchi per le borse laterali. Ma questa nuova V-Strom 1050 non è soltanto più bella fuori, è anche molto più ricca dentro, perché oltre a tutte le caratteristiche vincenti del modello precedente, aggiunge tanta elettronica che assolutamente mancava. La richiesta del mercato era proprio questa, elettronica, e Suzuki ha risposto con una piattaforma inerziale raffinata a 6 assi. A seguire è arrivato il ride-by-wire, che si è portato appresso il cruise control, facilmente regolabile attraverso soltanto due tasti. Ci sono poi l'ABS cornering, che è regolabile su due livelli di intervento, più o meno invasivi. C'è poi il controllo di trazione, anche questo regolabile su tre livelli oppure escludibile. Ci sono quindi l'aiuto alla partenza in salita e, una chicca, la ripartizione elettronica della frenata, sistema che ripartisce la frenata fra anteriore e posteriore a seconda dell'inerzia e dei carichi che il sistema recepisce sulla motocicletta, quindi in discesa, quando il carico è maggiormente sull'avantreno oppure quando si porta un passeggero. Nuova anche la strumentazione, non abbiamo il TFT a colori, ma abbiamo un comunque completo e sempre ben leggibile anche nelle situazioni di sole forte schermo a LCD che presenta tutte le informazioni che è necessario tenere sotto controllo. Beh, come si guida questa nuova V-Strom 1050? Si guida come la vecchia, cioè molto bene. Il motore è fluido, pieno, pronto e la ciclistica è precisa. L'avantreno è rigoroso e trasmette un grande feeling che è all'altezza delle prestazioni del motore. La nuova V-Strom si guida quasi come una nuda, dà le stesse sensazioni di una maxi naked. E la sua indole sportiva prevale nettamente su quella fuoristradistica, anche perché, soprattutto per chi è alto come me, la posizione che si assume quando ci si mette in piedi sulle pedane non è così naturale, perché il manubrio resta basso e quindi non è facile da gestire nelle situazioni un pochino più scabrose. Certo, se si guida sulle strade sterrate che abbiamo percorso noi oggi qui nell'entroterra senese, nessun problema, fate tutto il fuoristrada che volete, però non è sicuramente fatta per osare qualcosa di più, sia per le gomme sia, come dicevo prima, per la posizione in sella.
Essendo una moto votata anche al turismo, quindi la classica macina a chilometri, l'abbiamo valutata anche sulle strade a veloce percorrenza, quindi in un tratto di superstrada e in autostrada, dove abbiamo potuto notare l'assenza assoluta di vibrazioni, la comodità della posizione di guida e l'efficacia del plexiglass, che seppur di dimensioni contenute riesce a togliere il grosso dell'aria dal petto e dal casco. Si guida sì come la vecchia, ma è molto meglio, perché l'elettronica in questo caso fa la differenza. L'elettronica aggiunge quella sensazione di sicurezza e di tutto sotto controllo che aumenta notevolmente il feeling di guida in tutte le situazioni. Beh, questa nuova Vistroma 1050 mi è piaciuta. Mi è piaciuta sia esteticamente, in particolare questa colorazione bianca e arancio che ricorda le vecchie Dakar corse da Gaston Rayet. Mi è piaciuta perché si guida molto bene e perché ha un animo sportivo capace di regalare sensazioni. Mi è piaciuta perché abbiamo finalmente un'altra alternativa nel grande mare magnum di queste maxi enduro.